Buongiorno a tutti, io sono Nimra, educatrice della comunità terapeutica di Manerbio. Come ben tutti sappiamo, attualmente la situazione che stiamo affrontando causa Covid-19 ci ha messi tutti un po' in una situazione, diciamo, di fermo, modificando la nostra quotidianità e quella dei nostri utenti. Vedrete nel filmato alcune interviste effettuate ad alcuni ragazzi che vi spiegheranno come stanno affrontando questo momento. Noi operatori, ovviamente, come vedete me, siamo adibiti di mascherina, guanti, camici e tutti gli altri diciamo metodi preventivi a scopo di tutelare al massimo l'utenza. La quotidianità in comunità è stata modificata, le entrate, le uscite, controllo sui fornitori, non fornitori, il laboratorio ergoterapeutico, è tutto stato un attimo rivisto e controllato, sempre allo scopo di tutelare le persone inserite in comunità. Cerchiamo tutti i giorni di introdurre gruppi diciamo di intrattenimento per i nostri utenti, gruppi di più che intrattenimento, gruppi educativi, con lo scopo di stare insieme e cercare di affrontare questo momento in modo più costruttivo possibile. Auguro a tutti di superare questo momento difficile al più presto possibile, ovviamente, e di cercare di essere di supporto soprattutto alla nostra utenza, oltre che giustamente all'esterno dal nostro lavoro, alle famiglie, ai nostri cari, cercare di resistere e di reagire in maniera costruttiva. Grazie. Ciao, questi sono i lavoretti che sto facendo io in questo periodo per cercare di incanalare un po' l'energia in senso costruttivo e positivo. Quando finirò i sassi, non lo so, comincerò con i mattoni e costruiremo i palazzi. Ciao a tutti. Ciao, io sono Luca, sono di Mantova, sono qui in una cooperativa di Vescimo, tra modo che a Manerbio. Niente, sono preoccupato rispetto alla situazione comunque coronavirus. Vabbè, le cose che mi fanno rimanere un po' aggrappato alla motivazione sono comunque anche il fatto comunque di tenere impegnata le giornate con le varie attività che potrebbero essere i gruppi, come potrebbero essere tipo anche per adesso solo purtroppo prendere il sole, e poi comunque tutte le varie mansioni che ci sono nella comunità, quindi la cucina, le pulizie, insomma tutto ciò che tiene, può tenere impegnata la mente durante la giornata e vivere adesso le quotidianità così come viene, quindi non si possono fare dei progetti a lungo termine perché comunque non c'è la possibilità di poterli fare. E quindi niente, questo è un po' quello che si fa qui in questo momento, sperando comunque in una situazione migliore, insomma, più che altro comunque si sono un po' soprattutto le attività, quelle che riguardano l'inserimento, quindi le uscite, la ricerca lavoro e quant'altro, perché comunque in questo lavoro, in questo momento, diciamo dei più anziani qui potrebbero già uscire, potrebbero fare varie attività sempre comunque comunitarie però all'esterno, e quindi sperimentarci un attimo di più con quello che comunque ci aspetterà poi in domani. Ciao ragazzi a tutti, mi chiamo Dadenko, mi trovo nella comunità di Manerbio. Questo momento un po' difficile che ci ha travolto a tutti come un uragano, noi abbiamo cercato di incoraggiarci a vicenda. Voglio ringraziare tutti gli operatori che ci hanno veramente aiutato e supportato in questa situazione veramente difficile. Che dire, forza e coraggio, che ce la facciamo tutti insieme.
Buongiorno, sono Bruno Simone, dalla comunità di Manerbio di Bestia. Nonostante tutto questo coronavirus, la comunità ci ha tutelato in tutti i modi, mi sento bene, hanno proprio, lo staff ha organizzato le stanze per chi esce che va all'ospedale per fare la quarantena, perciò noi siamo assolutamente tutelati, sto bene, meglio di così non si può.